In tavola sono simbolo di raffinatezza, in quanto delicati nei profumi e nei sentori. Diverse prove ne abbiamo avute a Vinitaly, la kermesse dedicata al vino che si è conclusa ieri e che ha visto riunite le donne italiane, produttrici di questa sfumatura rosa della bevanda di Bacco, riunite sotto il cappello di Coldiretti. L'associazione ha dato vita infatti a Lady for Pink, un progetto che racconta l'Italia da nord a sud attraverso le voci delle donne che producono vini rosati. Portiamo l'eleganza perché comunque questi vini rosati sono sintomo di raffinatezza, perché sono comunque vini molto delicati nei profumi, nei sentori e anche nel colore, e siamo felici di portarlo perché il rosé negli ultimi anni ha avuto meno successo di quello che merita e quindi è una rivalutazione di una tipologia del vino italiano assolutamente da considerare, anche perché ha delle occasioni di assaggio molto variegate e poi è molto apprezzato dal pubblico femminile in particolare. Il fermento creativo si nota anche dalle etichette, tra stile liberty neoclassico e nomi ispirati al paesaggio. Siamo veramente in tante, stiamo crescendo, dopo abbiamo questa predisposizione per la comunicazione, per l'approccio al consumatore, e quindi cerchiamo di portare un prodotto diverso ad un pubblico sempre più vasto.